Giulio, apri questo ai signori che stanno scendendo. Buongiorno ai telespettatori di Telediamante, siamo qui sul mare il giorno dopo della conclusione della terza edizione del Diamante Film Festival, questo evento che di fatto inizia la stagione turistica, che sta maturando nel tempo, che sta accreditando Diamante fra le tante peculiarità che può mettere in campo, anche quella di essere una località dove si dibatte, dove si fa cultura, dove partono iniziative, dove si fanno proposte. Il Festival del Cinema, che si è concluso ieri sera con il conferimento dei premi, i diamanti del cinema ai giovani autori, ai registi, e il riconoscimento alla carriera, a uno dei maestri del cinema italiano, che abbiamo anche oggi, l'abbiamo trattenuto offrendogli il nostro mare, che è il maestro Ferrara, ci ha confermato che l'intuizione dell'istituzione di questo premio cinematografico, che come abbiamo già detto è un premio e un festival in controtendenza, perché non punta a fare di questo evento una passerella per volti nuovi, per volti noti e per divi del cinema da utilizzare da trattori, ma è un festival all'incontrario, è un festival che vuole dare la scena e le opportunità ai tanti autori che in questo variegato mondo del cinema si spendono con enormi sacrifici per portare avanti questa bellissima arte, che è uno strumento e un veicolo per poter fare cultura, per poter fare dibattiti, per veicolare anche l'immagine delle location dove i film vengono girati, e che quindi ritengo possa essere un innovativo strumento promozionale per il rilancio culturale di una cittadina come quella di Diamante, che vanta tante altre prerogative, ma soprattutto della Calabria e del Sud. Intendendo Sud, lo vado ripetendo, non come una località geografica confinata alle regioni meridionali, ma il Sud inteso come risorse e culture minori, risorse e culture che arrangano a poter avere i dovuti finanziamenti, a poter avere i dovuti spazi. E anche ieri sera, per il terzo anno, io ho avuto piacere poter dare spazio, così come ringrazio con l'occasione le emittenti televisive che possono amplificare la stampa presente, possono amplificare questi messaggi, perché dal palco del Diamante Film Festival si lancia un nobilissimo grido di dolore del mondo del cinema verso una disattenzione delle istituzioni, verso la cultura in generale e verso il cinema in particolare, che risente dello strapotere del mezzo televisivo e che quindi vive un momento di grande sofferenza. Noi vogliamo dare impulso al cinema, lo vogliamo dare dando spazio ai giovani autori, sulla scia di quella grande forza, di quella grande tradizione culturale che il cinema italiano ha consegnato al mondo intero, di cui Giuseppe Ferrara è sicuramente uno dei massimi interpreti, e voglio augurare che da questa esperienza, anche con il contributo degli ospiti che noi man mano andiamo conoscendo, avendo il piacere di ospitare la Diamante, dei tanti collaboratori che si avvicinano a questa nostra iniziativa, e qui accanto a me il piacere di avere Gianfranco Bartalotta, che ha più di una caratteristica per farmi felice e orgoglioso, cioè quella di essere un mio vecchio amico d'infanzia, quella di essere un cittadino di Diamante e quello di essere in questo momento un accreditato docente di cinematografia e un critico cinematografico e teatrale di primissimo piano. Con il loro contributo io sono certo che andremo avanti e andremo
ritengo nella direzione giusta per poter dare un contributo al rilancio della cultura e a dare uno strumento alla Calabria e al meridione d'Italia per poter progredire e recuperare i fasti in questo campo che l'Italia ha sempre avuto. Adesso credo che forse il nostro amico Pippo ci intratterrà un pochino, sì, perché credo che le cose che sia il professore Bartalotta che il maestro Ferrara da poterci dire, da poterci suggerire siano tante e noi ne faremo sicuramente tesoro. No, volevo solo ricordare a Gianfranco Bartalotta che ieri ha avuto una bella sorpresa, insomma, dal sindaco e dall'amministrazione comunale, ad agosto sarà cittadino onorario di Diamante. Ufficializziamo quello che di fatto è, perché Gianfranco è un cittadino per passione di Diamante, che gli eventi e la storia hanno portato via da Diamante, ma lui è rimasto col cuore a Diamante da sempre. È stata una bellissima notizia questa. Allora, io non posso non nascondere la mia emozione nell'intervistare il maestro Giuseppe Ferrara, e andrei subito al sodo perché così le cose da dire sono tante e sono interessanti. Allora, leggo sulla sua biografia su internet. Giuseppe Ferrara nasce a Castel Fiorentino, in provincia di Firenze, ce ne sopravvoliamo sulla. Al liceo si fa notare per la indole polemica e contestatrice, caratteristica che lo accompagnerà in tutta la sua carriera di cineasta. Insomma, lei è uno che ha rotto le scatole al potere fin da piccolo. Sì, sì, mi hanno addirittura espulso dalla scuola a un certo punto, costretto a essere espulso, perché avevo fatto un numero unico in cui prendevo per i fondelli tutti i professori e anche il preside. Si chiamava Anni Verdi, effettivamente erano molto verdi. Lei è un toscano doppio, diciamo. Sì, io sono nato a Castel Fiorentino, provincia di Firenze, però sono originario della Lucania, per questo c'è questa attenzione verso il sud, perché tutta la mia famiglia viene da Francavilla sul Cigna, anzi mi hanno dato anche la cittadinanza onoraria anche a me. Infatti, nelle motivazioni del premio di ieri, infatti, per l'impegno sociale sulle tematiche delle regioni meridionali, perché? Cosa l'ha spinto a raccontare il Sud e raccontarlo nei suoi aspetti, diciamo, più controversi? Parliamo della mafia. La Toscana è una regione pacificata e quindi non si presta a una rappresentazione anche documentaria del cinema, perché... io ho fatto un solo documentario sulla Mezzadria, la Mezzadria dell'Ottocento, perché già adesso la Mezzadria non c'è più in Toscana. E i Mezzadri erano i peggiori contadini, cioè gli schiavi della terra, per rappresentare cosa erano i Mezzadri. In Sicilia, invece, nel sud, anche qui in Calabria, naturalmente, c'è la mafia, no? In Calabria c'è l'Ndrangheta, che a Napoli c'è la Camorra, che sono sempre espressioni della stessa associazione criminale, no? Il capitalismo delle zone depresse. Sì, il capitalismo che crea un super lavoro anche, perché i mafiosi fanno lavorare i loro killer, danno... quindi un futuro anche economicamente buono ai loro killer, e in cambio naturalmente di una fedeltà assoluta e di una criminalità assoluta. Quindi io mi sono rivolto al sud sia perché sono un sudista nell'animo. Mio nonno ha avuto una grande influenza su di me. Mi ricordo che dovevo fare lo scrittore, perché mio nonno mi aveva messo in mano uno scrittore francese di viaggi. E allora sono andato a Livorno all'Accademia Navale, ma bocciato in matematica, sono tornato a Siena e ho visto Paisà. Allora ho detto, la letteratura no, la letteratura è una cosa vecchia, bisogna fare il cinema, come lo faceva Renzo Rossellini. Per me Paisà è un film che non solo dà una lezione di linguaggio, ma anche un capolavoro, ecco. E quindi vorrei raccontare un aneddoto a proposito. Nella intervista che abbiamo fatto all'università, ci siamo chiusi in una stanza io e lui, nel momento in cui mi raccontava della scena del soldato di colore
che si contrapponeva al bambino che gli aveva rubato delle scarpe. Lui, mentre raccontava questo episodio, si è commosso. Quindi ho notato in lui un'estrema sensibilità che ha confermato tutto il suo valore, l'impegno che ha posto nelle realizzazioni poi cinematografiche. Poi tra tanti registi è forse uno dei pochi che ha fatto un vero e proprio cinema meridionalista, sì. Perché per esempio Fellini, Antonioni, Pasolini non si sono tanto occupati del sud, parzialmente Zavattini e De Sica e in parte anche Rossellini. Però il vero cinema di tipo meridionalista poi l'ha fatto anche in parte anche Francesco Rosi, perché si è occupato del sud, l'ha fatto lui in un periodo, è iniziato negli anni 70 con Il Sasso in Bocca, che è l'inizio di varie problematiche politiche in Italia, perché oltre la strage di Piazza Fontana abbiamo quella del treno Italicus, la strage di Brescia e poi quella della stazione di Bologna. Dei 10 anni dal 70 all'80, in un periodo in cui giravano i cosiddetti film poliziotteschi, non polizieschi, sì, di facile consumo, tipo Roma a mano armata, Milano a mano armata, Torino, la città nera, trena, poi Corbucci si è inserito con la squadra antiscippo, poliziotto antitruffa, eccetera, eccetera, diventa un vero e proprio filone. Il positivo soltanto dal punto di vista della colonna sonora, perché se si ascoltano questi film senza guardare le immagini si ha quel clima veramente inquietante degli anni 70. Lui si è inserito in quel clima, l'ha denunciato, ha cercato appunto di fare questo tipo di cinema come inversione della sofferenza, come ho detto ieri sera, e quindi lode al grande maestro. Ieri prima della premiazione ricordavamo però un suo documentario, Mafia da Spromonte, del 66. Sì, io mi sono... Che ho visto su internet, tremendamente attuale, diciamo. Mi sono dedicato al problema mafia anche quando facevo il documentarista. Mi ricordo di aver fatto un documentario anche su Pacchino, dove il sindaco mi ha, insieme alla mia truppa, mi ha quasi arrestato, sfogliando il codice penale per vedere se mi poteva arrestare. Naturalmente non ha trovato nulla, perché per fortuna questo paese è ancora democratico e ci sono spazi di libertà che se uno se li conquista ce li ha. Naturalmente bisogna penare per conquistarsi questi spazi. Lei con il suo cinema, a parte il Meridione, ha sempre messo, diciamo, il dito nella piaga in questioni ancora irrisolte, controverse. Moro, Calvi, ha fatto film su Panagulias, che non è una questione italiana, però è una questione... lei è stato forse uno dei primi che si è occupato dei narcos a livello documentaristico e cinematografico. Perché c'è questo filo conduttore? Ma io credo che il problema mafioso sia fondamentale per la democrazia. Cioè, io sono un profondo democratico, credo che bisogna difendere la Costituzione, la libertà d'espressione, e la mafia è un cancro di tutto questo. Io la chiamo la Gestapo del sottosviluppo, la mafia, e credo di avere una definizione molto molto stringente. Ho fatto anche un film per la televisione italiana sulle donne della mafia, che sono delle vittime terribilmente sofferenti di questa situazione. Lei ha avuto la fortuna di dirigere grandissimi attori, e su questo vorrei anche far intervenire. Lei è un regista, diciamo, che dà libertà all'attore o lo comprime? Io trovo che i grandi attori sono delle figure di collaborazione. Io penso che tutti sono degli aiuti registi, e l'attore prima di tutti, naturalmente. E quindi li considero come dei cavalli di razza che li lascio liberi di pascolare nel set, no? E quindi chiede a loro una collaborazione completa, profonda, anche nei dialoghi, anche nei movimenti. Naturalmente
l'inquadratura la faccio io e la personalità dell'attore viene da me istruita su basi storiche, intendiamoci. Io rappresento Aldo Moro, cioè Gian Maria Volonté, un grandissimo attore, ma se non mi evocava Aldo Moro non mi avrebbe fatto contento. Com'è stato lavorare? È stata una passeggiata. Da quello che si sa che non era un personaggio facile. Per me è stato facilissimo, perché abbiamo trovato la strada giusta e mi ricordo addirittura che c'era una scena che non volevo girare e a un certo punto gli attori sono sempre specialmente quelli i divi, ma Gian Maria era l'opposto di un divo. E a un certo punto mi ha detto lui, ma questa scena sarebbe meglio tagliarla, e quindi io l'ho abbracciato, perché di solito gli attori divi non, se gli togli un primo piano si arrabbiano. Ecco, lui invece me l'ha proposto addirittura. Sono dei mattatori. Non so se voleva intervenire. Volevo chiedere a Giuseppe, il cinema da lui è inteso come una percezione audiovisuale del mondo in cui il soggetto, qui in questo caso il regista, si cala per indagare il mondo. La stessa domanda poi che ti ho fatto all'università, Monicelli invece mi diceva che il cinema per lui è soltanto una serie di motion pictures, quindi il sonoro potrebbe essere addirittura eliminato. Ma io sono completamente contrario a questa posizione, perché il sonoro è fondamentale. Direi che il sonoro in sincronia è fondamentale, come in questo momento, cioè se non ci sentissimo sarebbe assurdo quello che stiamo dicendo e facendo. Quindi tutti i miei film sono profondamente dedicati al dialogo, e il dialogo è fondamentale dal punto di vista della comprensione. Nella tua pubblicazione molto interessante, il titolo lo puoi dire tu stesso? Non so a quale ti riferisci. No, l'ultimissima. Che è pubblicata che mi hai dato, dalla sì. Tua... No, il tuo libro, quella serie di libro... Sguardi indiscreti sulla storia del cinema. Sì. Ecco, lì hai analizzato, hai messo in evidenza anche le tue capacità di critico, perché ricordiamo che è anche laureato in lettere, oltre a essere poi aver preso il diploma del Centro Sperimentale di Cinematografia. Sì, la mia tesi è con Roberto Longhi, discussa con Roberto Longhi, era sul neorealismo, che poi venne pubblicata dalla casa editrice Le Monnier. Tu sostieni che esiste un post-neorealismo? Sì, in questo momento penso che, siccome la critica dice che il neorealismo è morto, e siccome è come qua vivissimo nonostante la mia età avanzata, e pieno di entusiasmi anche di realizzativi, perché voglio fare ancora diversi film prima di chiudere gli occhi. Aspettiamo un attimo che sia passato questo elicottero. Oh, non è un elicottero, è un aereo. Allora, ho perso il filo. Stavo dicendo se esiste per te un movimento post-neorealista. Ah sì, secondo me ecco, il neorealismo non è morto assolutamente, nemmeno subito dopo i grandi film, per esempio Umberto D, che si considera come l'ultimo film neorealista. I grandi del cinema italiano sono tutti dei post-neorealisti, Pasolini, lo stesso Fellini. Fellini è un collaboratore di Roma Città Aperta, ha fatto la sceneggiatura di Roma Città Aperta, ha fatto anche l'attore per Rossellini. Come poteva Fellini non essere anche lui post-neorealista, cioè addirittura neorealista? Insomma. Naturalmente in Fellini ci sono nuove componenti artistiche, come in Antonioni. Antonioni è un post-neorealista. Sono delle personalità straordinarie che non sarebbero spiegabili senza questo grande fenomeno espressivo che è il neorealismo e che sta alle loro spalle.
Quindi diciamo, guardando l'aspetto tecnico della fotografia, tu scrivevi anche in Sguardi Indiscreti che non usi la fotografia come Jesse Insane, che invece vedeva il fatto fotografico, quindi la riproduzione della realtà, in direzione simbolista o costruttivista, per dare poi delle emozioni, e ti riferivi alle scale che invece di 120 erano 600. Ti riferivi sì. Più a Joris Ivens. Sì, Joris Ivens l'ho anche conosciuto e mi ha anche dato un premio a Berlino. È un non solo un grande regista del documentario, ma è anche una persona che ha saputo comprimere la realtà in immagini meravigliose, come anche i suoi primi film, La pioggia per esempio, Reagan, è un capolavoro di sensibilità e di costruzione ritmico-temporale. Sì, della pioggia, che viene spezzettata anche nei frammenti più visivi, ma anche sonori naturalmente. Ecco, io sono molto affermatore della unione di immagine e suono, quindi io le chiamo fono-immagini, non le chiamo solo immagini. Infatti in quel documentario poi c'era la corposità dell'oggetto, che l'oggetto era tale, però nello stesso momento si sviluppavano le emozioni attraverso poi il ritmo spazio-temporale di questa città, prima, mentre e dopo la pioggia. Ma intendiamoci, io capisco Eisenstein che quando celebra il visivo e basta, cinema era muto e non aveva questo elemento, e per molti anni è stato muto, addirittura dall'85 al 29, al 1929, quindi sono parecchi anni, e quindi capisco come Eisenstein volesse limitare la sua ricerca espressiva solo sulle immagini, però sonoro è fondamentale, è l'altra faccia del cinema. È determinante, nonostante Pirandello, anche per problemi personali eccetera, perché si dirigeva verso il teatro, definisce il sonoro uno sguaiato borbottamento di ventriloqui. Allora, raccontare cinematograficamente degli eventi accaduti da poco, mi riferisco a Caso Moro, Falcone e ad altri, ci vuole coraggio per farlo, ed è un rischio anche per gli attori, credo. Sì, c'è questo pregiudizio che bisogna aspettare dai 10 ai 20 anni prima di rappresentare il presente. Lei ha girato Falcone dopo? Io lo, diciamo, faccio degli instant film, come volgarmente vengono definiti, cioè io penso che la risposta a colpi così terribili della mafia vada data subito, non bisogna aspettare 10, 15, 20 anni, bisogna rispondere immediatamente, perché il cinema deve essere un intervento sul sociale, come ho molto apprezzato il vostro premio, perché appunto sottolinea questa mia componente espressiva. Volevo chiedere al maestro, rispetto alla rappresentazione filmica di un evento come quelli che lei ha girato, dalla Chiesa, Moro, Falcone, rispetto alle evidenti zone d'ombra che queste storie sottendono, la posizione del regista è così oggettiva e le ripropone allo spettatore, o in qualche modo in questa nebulosa di ombre che queste situazioni presentano cerca di lanciare un messaggio anche subliminare, ecco, una cosa che mi fa piacere che lei mi abbia fatto questa domanda, perché sono molto teso a scoprire la verità in tutti, la verità storica, cioè i misteri che stanno dietro la morte di queste persone devono essere fugati in qualche modo. Per esempio Moro non è stato ammazzato dalle Brigate Rosse, ma da un vero e proprio complotto politico. Questo naturalmente non viene affermato chiaramente, e anch'io lo alludo nel caso Moro. Però
la FID2 è stata fondamentale per la morte di Moro, insomma. Non c'è il rischio che questo possa essere tacciato di contributo ideologico alla realizzazione di un film? No, perché è storia sempre. Io, la ricerca mia è quella storica e ho capito che bisogna valutare le fonti e attraverso le fonti arrivare a un giudizio su quello che è. Un giudizio anche diciamo soggettivo, ma la storia è anche soggettività, lo storico è soggettività, però deve essere una soggettività etica, morale, e io credo questo di averlo affermato con chiarezza e con risultati efficaci. Non a caso il caso Moro è stato premiato a Berlino per la migliore interpretazione. Volevo dire una cosa al proposito, questa sua posizione, diciamo, anti-ideologica, nel senso che non prende posizioni da una parte e dall'altra, è evidente nell'altro tipo di film, quello su Guido Rossa, in cui c'è una vera e propria denuncia invece della posizione delle Brigate Rosse. Quindi, mentre nel caso Moro aveva salvato, diciamo, le Brigate Rosse, quindi non si era posto contro le Brigate Rosse, in Guido Rossa invece prende una posizione precisa in difesa del sindacalista che, secondo i brigatisti, aveva fatto appunto da spia. Sì, non è una spia assolutamente, è un oppositore di una posizione politica, oppositore che viene addirittura a sacrificare la propria vita in nome di questa opposizione. Ovviamente nel caso Moro non sono stato così chiaro, perché avevo sia il protagonista Gian Maria Volonté, che ha fatto la prefazione a un libro di Curcio, non dimentichiamocelo, e la sceneggiatrice, che era la moglie, adesso la vedova, di Gian Maria Volonté, Armenia Balducci, che andava a trovare Curcio in carcere e che aveva posizioni a favore proprio delle Brigate Rosse. Ma io credo di aver dato uno shock a tutte e due. Gian Maria Volonté addirittura pensava di fare un film contro Moro, e invece tutta la sua umanità e il suo calarsi nelle vesti di Moro ha fatto sì che l'unico personaggio positivo del film sia proprio Moro. Le volevo fare una domanda sul ruolo degli intellettuali. In anni non molto lontani da noi, gli intellettuali incidevano, basta citare Pasolini, Sciascia. Cos'è successo negli ultimi anni? Perché, a parte il caso Saviano, che è anche in un certo senso stato veicolato dalla televisione, perché gli intellettuali non riescono più a incidere sul dibattito sociale? Ma perché oggi gli intellettuali sono in una situazione di svantaggio, diciamo. Giustamente le ha detto i mass media, la televisione, no? Basta pensare a Sgarbi, insomma, l'intellettuale di moda è questo personaggio, sbagliato, questo personaggio pieno di qualità, per carità, è bravissimo, specialmente quando ci parla d'arte, ma soltanto in quella direzione è bravo, poi non capisce bene che cosa succede nel mondo. Uno se posso aggiungere qualcosa, è un periodo di una tale crisi di valore che anche l'intellettuale non riesce a dare forma al caos del mondo, mentre dopo la Seconda Guerra Mondiale Vittorini e anche Moravia più tardi dicono appunto che la funzione dell'intellettuale è quella non di essere terapeutica rispetto alla realtà, e anche i poeti, come potevamo noi cantare per esempio, oppure gli ermetici che usano quel linguaggio secco per opporsi in un certo senso all'orrore della morte. In questo periodo, proprio perché è una società liquida come la definisce Bauman, l'artista è un soggetto che non riesce a decifrare il mondo, di difficile decifrazione, lo vediamo anche nel delitto. Negli ultimi delitti è difficile individuare chi ha ucciso. Fa ricordare il film di Blow Up, quello di Antonioni, in cui quel fotografo che aveva fotografato un delitto alla fine si pone anche il dubbio se il delitto ci sia stato. Quindi la posizione del delitto in questo mondo di difficile decifrazione
è veramente problematica. Per questo si differenzia un po'. Io rispetto a questo problema vorrei sottolineare, mia modestissima opinione, il ruolo nefasto avuto dalla televisione nel sminuire, quasi ad azzerare, il ruolo degli intellettuali, che si ponevano come tramite fra la realtà e la società. Il libro mediava fra la realtà e la società, così come faceva il cinema, così come faceva l'artista con la sua opera d'arte. Nel momento in cui questa figura di mediazione intellettuale è stata superata, ci siamo trovati nello strumento televisivo la possibilità che la realtà venga proiettata con tutte le sue forzature, con tutte le sue nefandezze, direttamente sulla società. E allora all'intellettuale che scriveva il libro, che lanciava il messaggio, o al regista che faceva il film di denuncia sociale, ci troviamo il polemista che va in televisione, il tronista che va in televisione e che viene percepito come se effettivamente fosse quella la realtà, fossero quelli i valori da comunicare e da trasmettere. È una mia modestissima opinione. È un'opinione perfetta, perché in quell'analisi di cui ti parlavo prima, non casualmente nel tema della licenza classica è uscito il tema una citazione di Andy Warhol sul successo che nel futuro non durerà più di 15 minuti. Cioè ormai l'artista costruisce per una durata effimera, cioè ormai non si costruiscono più le cattedrali gotiche per il futuro e per l'eternità, ma il successo diventa effimero, per cui quel tipo di successo per quell'intellettuale è in relazione all'ideologia che ti vuol far portare avanti quel programma televisivo. Andiamo verso un mondo che non avrà più i capolavori, non avrà le opere d'arte, non avrà le grandi opere dell'intelletto umano che si sono tramandati per secoli e per generazioni. Però quel tipo di lavoro che stai facendo tu adesso anche nel Festival del Cinema, cioè di andare a cogliere queste persone che sono anonime nel loro lavoro, è positivo. Perché? Perché si creerà un gruppo di intellettuali, in questo caso parliamo di cinema, che diventeranno i grandi del futuro. Se noi non li andiamo neppure a percepire, come facciamo a costruire un mondo nella cultura? Quindi si devono trovare i nuovi critici, quindi dare loro la possibilità, la fiducia di esprimersi, si devono trovare i nuovi registi teatrali o cinematografici, dobbiamo andare al di là dell'ideologia a cercare i talenti, e questa è una cosa che il Festival di Diamante, la terza edizione, mi sembra che l'abbia realizzato. A parte il nostro modestissimo contributo che riteniamo di dare a questo problema, di che cosa ha bisogno oggi il cinema per ritornare ad essere quello che era, un grande strumento di comunicazione e di cultura, e soprattutto quello di essere sempre lo spettacolo più bello del mondo? Di che cosa ha bisogno? Prima di tutto ha bisogno di una legge che rinnovi l'attuale, che è vecchia e ormai priva di finanziamenti veri e propri, perché se il cinema non viene aiutato, spesso si dice non vogliamo soldi dallo Stato, invece no, noi vogliamo i soldi giusti dallo Stato, come sempre, come in tutte le cose. Non è che quando Agnelli ha deciso di fare le automobili che sfrecciavano sull'Olimpica, sull'autostrada, non è che lo Stato non è intervenuto, lo Stato è intervenuto a fare l'autostrada del sole, senza l'autostrada del sole non si giustifica la Fiat, e viceversa naturalmente. Quindi penso che una nuova legge, contributi mirati a risollevare e naturalmente ingegno. Dalle conclusioni io chiederei al professor Gianfranco Bartalotta, che lo ricordiamo, è docente di storia del teatro e dello spettacolo alla Facoltà di Scienze della Formazione di Roma 3, tra le varie cose che fa, di riassumerci la specificità dell'opera del maestro Ferrara. No, come ho detto prima, il suo cinema è un cinema di pensiero, diciamo, storico. Lui riesce, ha detto bene lei prima nel parlare del caso Moro, con una velocità sorprendente a decifrare il fatto. Il caso Moro, il film è uscito poco dopo, così, quello del generale della Chiesa, eccetera, eccetera, 100 giorni a Palermo.
Quindi, come dicevo ieri sul palco, sbaglia quando Domenico Rea dice che non bisogna demitizzare gli eroi attraverso il cinema, perché il cinema sfilaccia la memoria. Non è vero, perché il cinema conferma la memoria e la affida al tempo, diventa una memoria del tempo proiettata verso il futuro. C'è un bellissimo articolo di Agostino Lombardo in cui parla di Shakespeare e la memoria del futuro. Si potrebbe dire che il cinema è la memoria del futuro, rimarrà sempre, quando anche il soggetto che ha girato se ne andrà, sarà una testimonianza del fatto diciamo storico. È chiaro che l'oggettività assoluta non esiste, no? Anche chi tende all'oggettività alla fine dà una visione soggettiva, anche nella migliore delle ipotesi, non ideologizzata ma soggettiva. Però è un documento che rimane nella coscienza di quella società, nella coscienza di quella cultura, e quindi è una realizzazione che si deve avere, così come la letteratura. Il poeta, lo scrittore è sempre la coscienza del tempo, è quello che riesce a capire le cose che anche gli altri capiscono, però le scrive oppure le dipinge oppure fa un film. Io lo dico da profano, penso che lui abbia introdotto questa straordinaria capacità di unire il documentario. Sì, nei suoi film c'è questo. Sasso in bocca, una sì. Pietra. Sì, lei ha detto una cosa che è il neorealismo. Questo è il neorealismo. Io dal neorealismo, io sono un allievo di Cesare Zavattini con cui ho fatto un film, I misteri di Roma. Sì. E quindi il neorealismo è questo, è aver portato nella fiction, cioè nella fantasia, nella finzione del cinema d'invenzione, aver portato il documento dei documentari. Io sono convinto che quando Visconti ha usato il dialetto di Acitrezza, quasi incomprensibile agli stessi siciliani, mi ricordo Sciascia che fece una recensione negativa sulla Terra Trema di Visconti, proprio per questa incapacità di capire, aveva visto un film di Flaherty bellissimo che si chiama L'uomo di Aran, dove non parlano inglese i pescatori di questa isoletta vicina all'Inghilterra, ma parlano un dialetto incomprensibile anche per gli inglesi. E quindi vedi che fare il documentario e appellarsi ai grandi documentari come fece Visconti è stato l'origine della trasformazione di linguaggio del neorealismo. Lui fa sempre l'esempio del film John Fitzgerald Kennedy di Oliver Stone, in cui nella fiction inserisce i tre colpi di pistola dati da quel personaggio, poi di fucile che era reale. Quindi avrebbe potuto benissimo usare la fiction, però non l'ha fatto. Sì, non l'ha fatto e ha mescolato un grande divo dello schermo che è Costner, che più divo di lui non c'è, quindi ha usato l'Hollywood più fictionata, diciamo, più fantastica, al documento vero, cioè l'assassinio di Kennedy da parte di un complotto, e è riuscito a dare una dimostrazione che la commissione Warren è stata una buffonata dal punto di vista della ricerca della verità. Allora, per fare un collegamento, parliamo di un altro grande toscano che purtroppo non c'è più, Monicelli. Teatro Contemporaneo e Cinema, che è la rivista che con passione, con grande passione, dirige il professor Bartalotta, chiediamo di parlarcene ovviamente. Beh, è una rivista che, come dicevamo prima, per quanto riguarda il cinema, è composta da 5 sezioni. Nella prima sezione ci sono i saggi e le testimonianze, quindi i grandi studiosi e scrittori che scrivono, anche internazionali, da Fernando Arrabal, Walter Pedulla, Lucio Villari, lo storico, eccetera. Un recupero, diciamo, di alcuni argomenti importanti della storia del cinema, anche il restauro, come si fa il restauro dei film, eccetera. Poi abbiamo una sezione in cui ci sono i documenti, infatti nell'ultimo numero abbiamo pubblicato un'opera intitolata Blue Scat di Quaulé, che è un intellettuale della Costa d'Avorio affermato in Francia, ma in Italia non se ne sa niente, e anche un frammento organico della Pentesilea che Kleist aveva mandato a Goethe e che Goethe aveva rifiutato. La traduzione è di Rocco Familiari, è la prima in Italia. Poi ci sono due sezioni.
le recensioni teatrali e le recensioni dei film. In queste sezioni lavorano anche dei giovani studiosi, che sono alcuni studenti universitari, altri che si propongono di scrivere, perché per cui vado a trovare gli appassionati della materia teatrale e cinematografica per costruirli come intellettuali, che lentamente sostituiranno quelli della prima sezione. E poi c'è una sezione relativa alle recensioni dei libri, in cui abbiamo recensito anche Sguardi di Schede sulla storia del cinema di Ferrara. Nell'ultimo numero c'è l'intervista a Monicelli, fatta 5 giorni prima del tragico epilogo, in cui praticamente c'è un uso quasi sovrastante di un lessico molto positivo, per esempio una reiterazione del lessico positivo, molto molto, tanto tanto, che non faceva pensare a questa tragica fine. È bellissimo perché racconta tutta la sua storia, quindi dall'infanzia, il rapporto con i grandi attori, per esempio con Totò, che definisce misteriosa e insondabile, e quindi poi la storia di tutti i suoi film. Una bella intervista. Credo che fra l'altro la trasmissione dell'intervista ieri sera al momento della premiazione sia stato uno dei momenti più suggestivi e commoventi della serata. Sì, sì. Pensa che sentire le parole e vedere le immagini del grande maestro che ci dà questa grande lezione di cinema, ma soprattutto di vita, credo che sia stato veramente un momento molto toccante per tutti. Infatti Claudio Magris, che poi è un intellettuale diciamo piuttosto chiuso, mi ha scritto una lettera definendo toccante quell'intervista. Quindi ieri, nel momento in cui l'ho risentita, mi sono emozionato di nuovo e penso che anche il pubblico si sia emozionato. Allora, ci avviamo a liberare il maestro Ferrara, che c'è il mare qua a 2 passi, è una tentazione troppo forte. Sì, anche perché stasera partiamo. Le ultime 2, cosa ne pensa di Diamante, come ha trovato Diamante? E poi un messaggio di speranza per il Sud, soprattutto per i giovani, visto che lei lo ha raccontato meglio di altri. Sì, io penso che siamo qui proprio per mandare un messaggio di speranza. Non c'è miglior posto di questo per capire come la natura e la cultura si sposino insieme in modo felice. E quindi andiamo a prenderne contezza, come si dice in termini un po' polizieschi. E andiamo a fare il bagno, insomma. Allora, sulla bellezza di Diamante non potrei che lasciare i saluti conclusivi a professor Bartolotti, che è un diamantese doc, e ovviamente all'assessore che chiuderà questa nostra chiacchierata. E poi a questo bellissimo mare che è la metafora della felicità. Come slogan non lo possiamo scegliere. Per le prossime. Il mare come metafora della felicità può essere un bellissimo slogan da adottare per noi che siamo una cittadina turistica. Sì, non togliamo più tempo, anche se questa bellissima chiacchierata dimostra che anche nella sostenibile leggerezza dell'estate si può parlare di cose serie e se ne può parlare piacevolmente. E voglio ringraziare il maestro Ferrara, a cui ieri sera noi abbiamo conferito un modestissimo premio, l'ultimo dei tanti che lui nella lunga carriera ha ricevuto, però a cui diamo un premio aggiuntivo, che è quello di consentirgli di andare a fare un bagno in questo bellissimo mare che è alle nostre spalle. Lo ringraziamo tanto per le cose che ci ha detto, lo invitiamo chiaramente a darci tutti i contributi e che la sua maestria sicuramente è in grado di poterci dare per cercare di far crescere questa nostra esperienza, che credo sia un'esperienza importante nel panorama delle attività culturali della nostra città. Ringrazio Gianfranco, prossimamente nostro concittadino, e lo ringrazio per le cose che ha fatto per la realizzazione di questa edizione del Diamante Film Festival. Lo ringrazio anticipatamente delle idee che abbiamo messo in cantiere, che sono tante,
la polivalenza dell'attività di Gianfranco consente a Diamante di poterci muovere in tantissime direzioni. Qualcuna l'abbiamo individuata di concerto con l'assessorato alla cultura di Diamante. Abbiamo pensato, avremo il tempo di parlarne quest'estate, sulla possibilità di creare a Diamante una scuola di giornalismo, una scuola di formazione giornalistica finalizzata alle attività di giornalismo cinematografico e teatrale, che sarebbe veramente un fiore all'occhiello di cui Diamante potrebbe freggiarsi. Ringrazio chiaramente il Telediamante. Come sempre è la nostra amplificazione alle piccole e grandi cose che facciamo. Noi dobbiamo tanto a Telediamante, che ci consente di far conoscere a chi non segue dal vivo le nostre attività. È un ruolo importantissimo, lo fa da 30 anni, lo fa con passione, che e di questo ne siamo. Ripetiamolo, sul digitale terrestre. È sul digitale terrestre, quindi è al passo con le grandi tecnologie, consentendo a tutti di essere seguita. Ringraziamo la direzione dell'Hotel Ferretti che ci sta ospitando e che in questo momento ci offre un aperitivo che prenderemo subito adesso. Ringrazio tutti, arrivederci e buon bagno al maestro e a tutti i villeggianti di Diamante. Grazie. Grazie. Gli uomini della Democrazia Cristiana prestano infinitamente più attenzione alla sorte ultima di meschine consorterie interne, tutti protesi all'indefessa ricerca di manchevolezze, colpevolezze dei propri nemici. Questo. Che aiuto ci può dare un prefetto? Non si può restare sempre a parlare. No, io ho il dovere di dirvi che anche la morte di un figlio deve diventare un'arma per lottare contro questo mostro che è la mafia. E costringere lo Stato alla lotta se necessario. La verità vera è che vorrei che mi deste una mano, vorrei che diventaste voi le mie forze dell'ordine. Mi scusi, dottore, ma poi che fa? Si ferma a casa? Ma non lo so. Decide tu, Francesca, che facciamo? Sì, forse è meglio che andiamo a casa. Arrivo.